Gentili lettori di Riviera 24, ben trovati. Entriamo in collegamento via streaming con Imperi, con il suo ufficio, con l'assessore alle manifestazioni, allo sport e protezione civile del comune di Imperia, Simone Vassallo. Vassallo, Buongiorno a benvenuto. tutti. Benvenuto Grazie, Vassallo. grazie a voi. Iniziamo come abbiamo fatto con il suo omologo del comune di Sanremo e chiediamo anche per Imperia che estate sarà. Allora, Imperia sta lavorando per una rinascita che è meritata da parte di tutti gli imperiesi, da parte di tutti gli esercenti, di tutte le associazioni musicali, di tutte le associazioni sportive anche. E di tutte le realtà che sono sopravvissute con fatica e stanno lavorando per continuare a credere in quello che è una rinascita che parte dal punto di vista musicale, dal punto di vista sportivo e di tutte le attività che sono sempre state. Quindi stiamo lavorando con la collega Roggero alla cultura e con il collega Gianmarco Miglio al turismo per portare un calendario degli eventi, delle manifestazioni che possa essere dignitoso e soprattutto un motivo di sfogo e una valvola turistica anche per la maggior parte dei nostri amati turisti che ci auguriamo che arrivino in tanti e numerosi a Imperia. Imperia è una città che sta cercando di mettercela tutta per rinascere. Stiamo facendo tante opere, tanti cantieri e vuol dire anche tanti lavori in corso. Dall'altra parte, come ci sono i lavori, ci sono anche le inaugurazioni dei lavori, quindi si sta cercando anche di lavorare alle inaugurazioni di lavori importanti come è stata la passeggiata degli innamorati, come sarà la rapina con il nuovo Parco Angelo Lagorio, con tutta la parte, diciamo, che riguarda la rinascita della nostra città. Quindi si stanno unendo anche le manifestazioni alle inaugurazioni di tante aree che oggi sono cantieri che si stanno ultimando. Sì, alcuni di questi cantieri che si stanno ultimando potrebbero anche essere location di manifestazioni. Penso per esempio all'ex tiro a volo sulla passeggiata degli innamorati. Però avete individuato alcune aree, come era già accaduto lo scorso anno, la scorsa stagione, tipo banchina ai cardi, per contenere gli spettatori più facilmente in epoca, diciamo, pandemica Covid. Io credo che Imperia debba avere tutta la possibilità di vivere. Questo ce l'avevamo nel nostro progetto di campagna elettorale e così lo stiamo portando avanti. Banchina ai cardi sarà un punto di sfogo per il lancio di Calata Cuneo, per tutti gli esercenti, tutte le attività dei ristoratori che ci sono. È una passeggiata meravigliosa, in un mall nuovo inaugurato poco fa. Quindi sicuramente Banchina ai Cardi avrà le sue manifestazioni, come le avrà Borgo Prino, lavorando in collaborazione con il CIPE di Borgo Prino, che è stata una scoperta di poco tempo fa. Avrà Borgo Marina le sue manifestazioni, avrà Borgo Palasio, riusciremo a fare anche probabilmente un concerto al Calvario. Quindi insomma, cerchiamo di animare tutto quello che è la nostra città. È piccola, ma è anche grande da gestire, quindi è giusto che ogni spazio venga curato e gli venga data la possibilità di vivere. Questo è quello che stiamo cercando di fare. Quindi avremo delle manifestazioni sicuramente in Piazzale Santa Lucia a Borgo Prino, in Calatanselmi, lo avremo in Banchina ai Cardi, come dicevamo prima, lo avremo al Parasio. Quindi cercheremo di fare per ogni location delle manifestazioni un po' come è stato fatto l'anno scorso, cercando di contingentare chiaramente il pubblico e fare vivere la città in sicurezza, perché è giusto che sia così. Non bisogna nascondersi dietro alle norme, ma bisogna cercare di affrontare le norme con il massimo del rispetto, ma anche rispettando il mondo della musica, il mondo dello spettacolo, il mondo sportivo. Per quanto riguarda i contenuti artistici, forse è prematuro, ma mi sembra di capire che, come già negli scorsi anni, si cercheranno di valorizzare gli artisti locali, le associazioni della città, un coinvolgimento in questo senso. Sì, sicuramente l'indirizzo dell'amministrazione, del sindaco, mio personale, ma credo di tutta la giunta, sarà quello di cercare di dare una mano in house prima di uscire fuori dagli schemi, anche perché, come si può notare nelle ultime norme che ci sono ancora l'anno scorso, quest'anno il pubblico
sarà portato a 1.000 persone all'aperto, che devono essere assolutamente, nell'ultimo decreto è previsto che devono essere assolutamente sedute, quindi devono essere in forma statica, non ci possono essere persone in piedi, devono essere distanziate e l'area deve essere contingentata. Quindi portare eventi anche di grande livello, credo che in questo momento sarebbe anche uno spreco di denaro e anche una non possibilità che viene data alle persone che poi non possono entrare, quindi non possono accedere per vedere un grande concerto. Quindi si cerca di dare lo spazio anche in casa, perché tante realtà imperiesi che si danno da fare anche nel mondo, diciamo, del volontariato, perché tanti lo fanno volontariamente, di organizzare, hanno bisogno sicuramente in questo momento del supporto dell'amministrazione comunale. Quindi stiamo cercando di riallacciare tutti i rapporti che si erano stoppati, perché non si sarebbe saputo che fine avremmo fatto anche con questo virus che ci ha colpito, e adesso stiamo ricevendo un sacco di persone, un sacco di associazioni, un sacco di realtà, e stiamo calendarizzando. Diciamo che noi abbiamo un calendario che è pseudo pronto, stiamo attendendo anche che ci sia un'apertura dal punto di vista del coprifuoco, perché oggi alle 22 di sera, stando a quelle che sono le norme, bisogna essere a casa, e chiaramente realizzare eventi e manifestazioni nel periodo estivo in una città che è assolutamente di etichetta turistica come Imperia diventa difficile, e quindi si sta aspettando anche per presentare il calendario delle manifestazioni, che comunque è stato redatto, lo abbiamo in bozza e lo presenteremo molto presto, non appena le norme ce lo permetteranno, anche per vedere cosa possiamo fare o cosa dobbiamo modificare. Ecco, sono previsti anche grandi eventi, non solo di intrattenimento, ma si è parlato delle frecce tricolori che dovevano già esserci lo scorso anno, poi rinviate, le vele d'epoca, idem, la notte bianca a Porto Maurizio. Ecco, cosa ci può dire di questi appuntamenti che sono molto attesi, francamente? Allora, con il CIL di Porto Maurizio, ancora questa mattina ho avuto dei rapporti con il presidente, si è dell'idea di farla, anche perché la data è molto in là, si tratta di fine agosto, quindi credo che, e mi auguro anche che, insomma, le norme e il piano vaccini sia andato abbondantemente avanti per poter realizzare certi eventi. Per quello che riguarda le vele d'epoca, c'è interesse dell'amministrazione sicuramente nella realizzazione, nel poter portare quest'anno a casa il risultato di una manifestazione che è sempre stata un grande evento e un evento imperiese per la storia calavela nella nostra città. Per quello che riguarda le frecce tricolore, siamo in un triangolo di collaborazione con il comune di Alasso e il comune di Laigueglia, e si stanno facendo anche delle valutazioni proprio a seguito anche delle norme che sono molto restrittive per quello che riguarda il pubblico, magari anche di aspettare quest'anno alla realizzazione dell'evento e di spostarlo magari l'anno prossimo in primavera. Si è in una fase, diciamo, di studio, perché vogliamo dare la possibilità, e credo che questo sia assolutamente capibile dal mondo insomma, dei nostri concittadini, anche del mondo turistico, che certi eventi che hanno un costo molto grande, hanno anche un interesse molto grande per le persone che arrivano da di fuori, devono essere goduti a pieno e con delle norme che lo prevedano. Quindi non si può realizzare una cosa che è molto grande quando dall'altra parte il pubblico deve essere molto ristretto, e quindi diventerebbe anche un problema logistico nella gestione. È comprensibile. Con lei, assessore, volevo terminare l'intervista parlando anche degli impianti sportivi. Allora, di quello che abbiamo parlato prima, credo che sia fondamentale. Abbiamo cantieri aperti in tutta la città, un lavoro certosino fatto dal sindaco, da tutti i colleghi, all'arredo urbano, all'urbanistica, ai lavori pubblici, alla polizia municipale. C'è una grossa collaborazione, siamo una squadra molto unita e molto concreta, direi. Quindi si sta lavorando per ridare veramente, girare il volto della medaglia della nostra città, perché gli imperiesi credo che la meritino. In questi cantieri che abbiamo, avremo tante inaugurazioni. Quello che a me sicuramente mi dà molta soddisfazione, spero che lo diano anche a tutta la città, sarà l'inaugurazione anche del nuovo campo di atletica Angelo Lagori. Credo che sia una bellissima realtà imperiese, che viene riqualificata totalmente, non come impianto sportivo, ma proprio come area. Quindi stiamo cercando di dare veramente una qualità invidiabile dal punto di vista sportivo e anche dal punto di vista strutturale. Quindi stiamo lavorando i dettagli e cercando di ultimare nel breve tempo possibile questo impianto sportivo, che ci auguriamo che per l'estate, quindi per fine giugno, primi di luglio, si possa inaugurare. Abbiamo la piscina che abbiamo terminato l'anno scorso,
e adesso speriamo da giugno, visto che le piscine hanno chiuso dalla norma, prevedono la riapertura, si possa anche riaprire. Devo dire che le società sportive hanno sofferto molto quest'anno. Io, per quello che ho potuto, per le realtà che utilizzavano gli impianti sportivi comunali, abbiamo dato l'agevolazione di non fargli pagare per i mesi che non hanno utilizzato chiaramente l'impianto sportivo, stoppandoli le loro utilizzo e quindi le loro concessioni. La piscina ha sofferto anche perché l'impianto che non portato a regime e non utilizzato ha dei costi molto elevati. E su questo devo dire che c'è da fare un plauso a tutte le realtà sportive che stanno sopravvivendo. Penso anche allo Stadio Ciccione che abbiamo dato in concessione all'Imperia Calcio, che quest'anno non ha potuto avere pubblico. Quindi tante realtà anche a livello nazionale hanno fallito, hanno chiuso, hanno ridato le chiavi agli enti comuni. Noi fortunatamente non abbiamo avuto questo dietro fronte, ma abbiamo avuto delle persone che ancora oggi ci credono, che ancora oggi ci chiedono gli impianti sportivi e non vedono l'ora di riaprire. E con questo entusiasmo mi sento di dire che l'amministrazione sta cercando di mettercela tutta per dare la possibilità open a tutti di fare quello che meglio credono e quello che noi possiamo supportare. Per quello che possiamo dal punto di vista economico, sicuramente in totalità dal punto di vista logistico. Ancora stamattina ho ricevuto delle associazioni sportive che volevano fare un saggio di danza. Ci auguriamo che nel fine giugno, nel palazzetto dello sport, possiamo fare anche quello contingentando e regolando chiaramente il pubblico che deve essere il 25% della capienza del palazzetto. Tutte queste realtà hanno bisogno, perché hanno bisogno sia le realtà sportive, ma hanno bisogno anche i cittadini. Hanno bisogno i cittadini che oggi si stanno accontentando di fare una passeggiata e, ahimè, di mangiare anche una pizza all'aperto in questo clima che, insomma, non è neanche dei migliori in questo periodo. Quindi stiamo cercando di dare veramente la possibilità di avere un'estate dignitosa e di merito per tutti. Quindi noi ci crediamo, ci auguriamo che ci credano anche i nostri concittadini e siamo sicuramente un'amministrazione del fare. Grazie, grazie Assessore per la sua disponibilità, grazie a voi per l'attenzione e appuntamento alla prossima.